non solo due ruote qui ad EICMA, ma anche quattro quando si tratta di mobilità, mobilità elettrica per le nostre città. I quadricicli sono un fenomeno in crescita. Ecco che qui abbiamo un progetto totalmente nuovo di Mobilize. Sono qui con Edmondo Pietranera. Ciao Edmondo, ciao Eddie. Ciao. Che innanzitutto mi spiega che cos'è Mobilize. Ah, bella domanda. Partiamo dal marchio. Partiamo dal Mobilize marchio. È la business unit del gruppo Renault che si occupa ormai da più di due anni di offrire servizi e prodotti a breve, no, relativi alla mobilità, mobilità presente e futura. Quindi si parla di transizione energetica, quindi verso l'elettrico, con tutto quello che serve, dalle wall box per i privati a sistemi di ricarica per le aziende e progetti che vedremo in futuro anche per entrare nel mondo del pubblico e sistemi per accedere al pagamento delle ricariche, come ad esempio la Mobilize Charge Pass. E questo è il tema elettrico, con cose che vedremo. La mobilità, per come dice il nome, è fulcro, no, di Mobilize, e quindi anche nel mondo mobility abbiamo già una eredità importante sulla parte finanziaria e di noleggio, e tutto questo si sta evolvendo, diciamo accompagnando anche la transizione forte che sta avvenendo dalla proprietà all'uso dei veicoli, no? Quindi uso significa sia uso di pochi minuti fino a un po' di mesi o anni. Per questo abbiamo già lanciato, sono presenti sul territorio nazionale alcune città con il car sharing di Mobilize, Mobilize Share, e ad esempio Milano è una piazza importante per noi, in quanto abbiamo lanciato Ziti by Mobilize. Uscendo da qua potete trovare centinaia dei nostri veicoli in car sharing free floating, ok? Quindi diciamo che ho provato a sintetizzare, ma qual è la cosa che ci piace più di tutti? È provare a concretizzare il marchio, e non tutti lo possono fare, ma noi ce l'abbiamo nel DNA, perché siamo una casa automobilistica che ha più di 10 anni di esperienza nell'elettrico e anche nella mobilità, no? Abbiamo già sviluppato tanti anni fa un quadriciclo, quindi abbiamo fatto un po' tesoro di tutti i feedback che sono arrivati dai clienti, le richieste che sono arrivate dal mercato, e abbiamo concentrato il tutto in duo. In duo, eccolo qui. Allora, lo possiamo ammirare, un design molto curato, diverso dai prodotti che già esistono sul mercato, si distingue, ma non solo per l'estetica, anche per le soluzioni tecniche. Prima mi stavi spiegando velocemente, innanzitutto con la sicurezza, perché uno degli aspetti importanti, soprattutto in questa fase, è la sicurezza dei quadricicli. Quanto è sicuro Duo? Duo è uno di quei prodotti che nascono da un approccio purpose design, cioè si va a studiare prima per quale motivo viene fatto, quindi quali sono i criteri di utilizzo, dopodiché si costruisce il resto. Non è banale, sembra che tutti lo facciano, in realtà è un esercizio importante. Mobilità cittadina, è importantissima la sicurezza, e approfitto per parlare dell'ampiezza di gamma. Duo è sia L6, quindi per i 14 anni, sia L7, quindi fa 80 km orari e necessita della patente, quella dei motocicli da 16 anni in su. Quindi sia come genitori, no, all'interno della famiglia, sia poi come utilizzatori, la necessità di avere un airbag, di avere quattro fini a disco, di avere un sistema di meccanica che nasce con quel tipo di progettualità e viene testato affinché questa cosa venga garantita realmente, è nel DNA della Duo. Si chiama Duo non a caso, perché ci si può viaggiare in due. Assolutamente sì, ha due posti, e prendiamo spunto dalla nostra esperienza appunto, no, sui quadricicli. Guardando la mobilità cittadina non si vedono spesso più di una persona, no? E quindi abbiamo creato un ambiente in grado di far star comodo con tutto lo spazio il guidatore. Poi nell'utilizzo in due c'è anche un secondo posto posteriore, e la spaziosità anche per lui è più che adeguata. Si può stare anche, no? Può essere il passeggero, oppure può essere usato, diciamo, come vano bagagli. C'è spazio per mettere anche l'abitacolo è molto degli oggetti, sì. Ma per quello noi abbiamo sviluppato anche il terzo concetto, no? Per il trasporto merci, visto che la transizione e la rivoluzione sta avvenendo anche lì, figlia un po' del commercio elettronico, l'esplosione c'è stata in questi ultimi anni, necessita di avere un ultimo miglio sostenibile e con le giuste dimensioni, altrimenti, no, abbiamo un po' invaso le città di furgoni. Quindi c'è la versione cargo, che ha un nome specifico, che si chiama Bento, che al posto del secondo sedile
ha un vano di carico importante, anche bello, visibile, che dà una caratterizzazione estetica di livello. Lo vedremo in un prossimo evento non tanto lontano da oggi, e ti inviteremo. Volentieri, perché questo duo è ancora la versione prototipale, però ci siamo quasi ormai, sì, siamo vicini alla versione definitiva. Oggi non è il lancio, giustamente è la presentazione del concept più vicino a quello che sarà il definitivo, e quindi ci siamo quasi. Ci siamo quasi. Diamo un'occhiata all'interno, allo spazio di questo abitacolo. Volentieri. Ah, perché c'è un'altra soluzione molto interessante. Per farlo... che è l'apertura delle porte. Ecco qua. Parlavamo di sicurezza, un'apertura così ci consente sia un facile accesso, sia anche di salvaguardare la sicurezza dei ciclisti, visto che nelle nostre città e soprattutto nelle aree dove si muoverà principalmente due ci sono molti ciclisti, e questo ciclisti, monopattini, micromobilità, quindi questo è molto importante. Si inserisce perfettamente nel contesto, nell'ecosistema di mobilità urbana, per cui con grande attenzione agli spazi impegnati, quindi se prima ogni tanto trovavamo dei parcheggi con due vetture o veicoli parcheggiati, con questa l'esercizio è fattibile con tre, e per farlo tu devi avere degli sportelli che lo consentono, altrimenti tu parcheggi ma non esci dalla macchina, e in più non è invasiva nei confronti delle piste ciclabili. Hai centrato il punto. Non è invasiva neanche come impronta ecologica, perché è realizzata con quale percentuale di materiale riciclabile? Questa è una percentuale da record, quindi già nasce con un 50% di materiali riciclati, e alla fine del proprio ciclo di vita sarà riciclabile al 95%. Quindi oggi ci si pone un po' il tema, no, della sostenibilità, dell'elettrico, delle batterie. Per noi è fondamentale, ed è realizzata in una fabbrica a Tangeri che è neutrale dal punto di vista del CO2. Quindi la sostenibilità è DNA di Mobilize e del gruppo Renault. Un veicolo duo per sia i ragazzi sia quelli che non sono più ragazzi come me e te, con i capelli dentro un po' bianchi, ragazzi dentro che si muovono, vogliono muovere in città con un modo innovativo e pulito. Un'autonomia di 140 km, corretto? L'autonomia è elevatissima, sì, 140 km, la stiamo certificando, sì. Però è disegnata per andare oltre 140 km di autonomia. Le prestazioni in termini di velocità sono assolutamente in linea con gli standard, quindi la L6 45 km/h, la L7 80 km/h. Bene, allora non vediamo l'ora di vederlo in versione definitiva. Beh, mi hai promesso che succederà a breve, quindi rimaniamo così con l'occhio attento, connessi su Mobilize e su Duo. Grazie.